Allora, Simone Deodati, sì. Lei ha 32 anni, giusto? Sì, sono dell'83. Una vita di corsa, perché lei ha cominciato a lavorare giovanissimo. Sempre di corsa, a 21 anni, subito appena uscito da scuola. E hai preso un bar, giusto? Ho fatto un anno dipendente come magazziniere, ho un'azienda qui del Ternano che ti dico molte grazie perché mi hanno imparato a lavorare e a fare un po' il venditore. Dopo da lì neanche un anno ho rilevato un'attività a Narni, un bar gelateria. E da lì mi sono specializzato barman facendo un corso IBES e dopo un anno di specializzazione barman ho fatto corsi di caffetteria per fare i cappuccini, i decorati, tutte queste cose del contorno. Dopo 2 anni ho rinnovato il locale facendolo molto più moderno, visto che era un locale ormai datato perché aveva arredamento di 30 anni. Sono passato al gelato artigianale. Sono andato al SIGEP, la famosa fiera internazionale su Rimini, che si svolge sempre a gennaio, la terza domenica. Da lì è nata questa passione. È nata per il gelato. Passione per il gelato. Dopo la fiera, in 15 giorni, ho comprato attrezzature, macchinari, tutto quanto. E ho fatto il laboratorio su Annarni. Ho iniziato per scherzo e invece è diventata una passione vera e propria. Ecco, da Narni poi, la storia quindi inizia a Narni. Sì, poi la invece inizia a Narni. Dopo, perché volevo affrontare ancora più seriamente questo discorso, ho mandato un curriculum a un'azienda nota di prodotti per gelateria, mi hanno preso per sviluppare l'Umbria e le Mar, l'Umbria, la bassa Toscana come tecnico commerciale. Ci ho collaborato un anno e mezzo, poi per problemi personali ho abbandonato un'altra volta questo percorso, mi sono interrotto e ho riniziato un'altra volta, un'altra strada, aprendo una gelateria pura. Prima era un bar gelateria, dove però devi seguire tante cose, bar, caffetteria, colazione, aperitivi, pranzi, e mi sono specializzato quindi solo sulla gelateria. Sempre a Narni? Sempre a Narni, a Narni Scalo. A Narni Scalo. La gelateria New Moon. E dopo da lì io ho messo in atto tutto quello che ho imparato da questa azienda, a livello di marketing, anche a livello di qualità, ma siccome il mio carattere non ce la fa, star fermo, tranquillo, dopo 2 anni ho deciso di trasferirmi nelle Marche. Mi sono trasferito nelle Marche. Quindi da Narni è andato a? A Fano. A Fano. Ho aperto a Fano e a Marotta 2 gelaterie. Una era in centro storico e una sul mare. Per mia scelta ho ottenuto quella di Marotta perché sul mare mi ci trovavo meglio come ambiente, anche perché ti trovi su una regione che non conosci nessuno, devi ambientare tutto quanto, ho scelto Marotta e ho chiuso quella di Fano. Stando su una regione diversa dall'Umbria, che secondo me comunque sia c'è un po' da imparare perché hanno una mentalità più aperta, magari forse perché sono sul mare, quindi sono una località turistica, una località turistica, sono molto più aperti. E ho cominciato a aumentare la qualità, anche perché il consumatore cominciava a chiedere cosa che qui non mi faceva più, quindi perdevo stimoli. Ho avuto questi stimoli l'inverno, nei periodi morti, perché la gelateria è chiusa, uno va in giro curioso, si informa, fa altri corsi. Ho cominciato a stravolgere un'altra volta il gelato, come faccio ogni anno, e da quest'anno ho cominciato a puntare al biologico, facendo le certificazioni, comprando prodotti solo certificati biologici, senza OGM, senza additivi chimici, senza REE, senza emulsionanti. Quindi sono arrivato, secondo me, quasi al massimo della qualità. Dico quasi al massimo perché non si è mai arrivati, c'è sempre qualcosa di nuovo ogni anno. E quando ho provato questo nuovo gelato, la mia nuova ricetta, ho detto cavolo, la voglio far conoscere nella città dove sono nato, cioè nato per modo da dire, perché sono brasiliano, però ho vissuto 30 anni a Narni, provincia di Terni, quindi ho detto voglio portare questa innovazione a Terni, visto che le gelaterie sono rimaste molto tradizionali. E infatti alle sue spalle, Simone, c'è l'essenza gelateria biologica, sì, esatto. Che è questa nuova attività che ha aperto a Terni. Sì, esatto. Beh, è un imprenditore del gelato. Sì, chiamiamoci imprenditore, sono molto umile, quindi non mi piace. Beh, però è la dimostrazione vivente che ci se la può fare, insomma. Sì, uno bisogna credere nei propri desideri, nei propri sogni, bisogna sempre dire ce la posso fare perché ho le qualità. Bisogna anche sbagliare a volte per riuscire. È ovvio che non sempre tutto quanto mi è andato dritto,
fallimenti ci possono stare, delusioni o altre cose, però se non hai non mollare, l'importante non è non mollare, perché successo significa su 10 volte aver perso 9 volte. Lei quindi oggi ha una gelateria a Marotta. Sì, esatto. E una gelateria adesso qui a Terni, che ha aperto proprio, esatto, in questi giorni, esatto, in Piazza San Francesco a Terni, sì. E dove lei produce gelato biologico? Sì, esatto, produco io personalmente insieme al mio staff, ho un aiuto del laboratorio. Ecco, lei dà lavoro a quante persone oggi? Adesso c'è la mia ragazza che mi aiuta come sempre, come supporto morale, tecnico, qualsiasi cosa, e poi ho dato lavoro a due ragazze, due banconiste, che faranno poche ore al giorno perché siamo verso la fine stagione, certo. Però se si lavora di più lavoreranno anche più i miei dipendenti, e più un aiuto in laboratorio. Comunque sia, voglio formarlo perché ho un altro già progetto, ho aperto qui, però ho un altro desiderio. Vuole allargarsi ancora voglio di più? Voglio allargarmi per far conoscere questo gelato biologico. E come farà? Aprendo punti vendita e facendo tanta comunicazione. Questo è un gelato, non dico che è il più buono di tutti, è un ottimo gelato di qualità. Poi deve piacere ovviamente, perché il gusto è totalmente diverso. Sono gusti molto dal più gelato delicati. Tradizionale? Sì, esatto. Sono gusti molto più delicati. La frutta può cambiare perché noi non usiamo frutta surgelata, quindi non hai uno standard sempre lineare per quanto riguarda la maturazione. Aspetta a me, quando compro la frutta biologica, a trovare il giusto grado zuccherino e la giusta maturità. Per quanto riguarda le creme, i gusti sono sempre molto più delicati perché non ci sono aromi artificiali. I prodotti semilavorati non esistono nella mia gelateria. Noi qualsiasi gusto ripartiamo dalla materia prima pura. Portate la cannella, portate mascarpone fresco, io è quello che uso. Qualsiasi cosa posso fare, il gelato, la birra biologica, il vino biologico, qualsiasi tipo di cosa. Si riparte dalla materia prima, ovvio che il gusto è diverso, deve piacere perché è un gusto più delicato. Lei punta tutto sulla qualità? Tutto sulla qualità, ed è quello che mi ha sempre premiato finora. Va bene Simone, noi le facciamo tanti auguri ovviamente. Grazie. E speriamo che questo suo livello di imprenditorialità continui, anzi aumenti. Sì, se non mi scoppia la pompa del cuore prima o poi, perché non mi sono mai fermo. Grazie. Grazie a voi, ciao, buona serata.